È tutto pronto per la 13ª giornata del calcio 11 di Sportland, girone B2, si affrontano Old Soccer Brugherio e Già Salento Milano. Tutto pronto per il calcio di punizione, sul pallone Brunetti, il capitano di Old Soccer Brugherio, va col destro, calcio d'angolo, Zardoni può mettere nel mezzo col mancino, rientra sul destro, arriva Rimorchio, Pessina col destro, attenzione, apertura sulla destra, arriva Rimorchio Baiaguerra, parte forte col destro, pronto Giuliani col destro, la mette in mezzo, arriva il colpo di testa e c'è il palo di Maffei. Brunetti sistema il pallone, sarà pronto a battere col mancino, eccolo il cross del numero 3 direttamente in porta e c'è il gol olimpico di Brunetti e va a festeggiare con la tribuna. Le finte, Antonuzzo prova ad andare avanti, vince un rimpallo, scappa il numero 11, entra nel rigore, calcio in porta col destro e c'è Pellegrini a dirgli di no. Pronta la rimessa di Old Soccer Brugherio, c'è il controllo, l'appoggio fuori, calcio in porta e c'è il raddoppio di Old Soccer e il gran gol col destro, una perla, giro di Guazzi. Pronto Giuliani col destro, arriva la sua battuta in mezzo all'area di rigore, l'uscita del portiere, poi arriva il colpo di testa ed è Maffei che accorcia le distanze. Vediamo se va in mezzo col destro Giuliani, sì, viene liberata la difesa, Pedone la rimette in mezzo, il controllo e poi la parata del portiere. Pronto Iaquinotto col destro, va in mezzo l'11, arriva la spizzata di testa di Maffei che non trova la porta. Calcio d'angolo col mancino, palla in mezzo, non esce il portiere, il colpo di testa e c'è la doppietta di Maffei, un bacio alla traversa e la palla in rete, 2-2, pareggio di Già Salento. Allontana però la difesa, la palla però finisce sui piedi di Lago che può caricare il mancino, lo fa, va in porta, fuori non di molto e l'arbitro dice che non c'è più tempo, finisce 2-2 il match tra Old Soccer Brugherio e Già Salento. Siamo con Nicola Maffei di Già Salento, un match complicato, siete andati sotto 2-0, poi la tua doppietta è servita per rimontare. Sì, è stata una partita veramente combattuta, sono stati veramente bravi questi ragazzi, lo sapevamo già, siamo venuti qua un po' rimaneggiati, ma abbiamo fatto veramente una bella partita, secondo tempo soprattutto, e siamo contenti, perché alla fine un punto è quello che ci voleva, la squadra sopra di noi in classifica e quindi alla fine siamo riusciti a recuperarla e questo è importante. Quindi dobbiamo continuare così, adesso abbiamo il playoff vicino, speriamo di arrivarci, diciamo, questo è l'obiettivo.